siamo qui a commentare con Mister Togni il terzo pareggio su tre partite, anche se abbiamo visto che la sua squadra, nonostante lo svantaggio, ha sempre cercato di andare in avanti. Avete cercato sempre di voler vincere questa partita con tutte le vostre forze. Sì, no, sono contento della reazione delle squadre. Prendiamo dei gol un pochettino che dobbiamo stare più attenti su certi aspetti. Però la squadra si comporta bene. Come un periodo di transizione, di ricostruzione, come si dice sempre, no? Degli ultimi due mesi. Io continuo a ribadire, è una squadra con dei valori allucinanti, chi deve crescere crescerà. Oggi mi ha fatto una dimostrazione, una prova di carattere. Dopo 2-0 una squadra che non è forte mentalmente crolla. La mia invece ha continuato a giocare. Io li guardavo e non, in panchina oggi, anche se era sotto 2-0, non ho avuto mai un problema, mai un dubbio di tensioni o che dovevo sistemare qualcosa. E è quello che ho detto a loro, che continuate a giocare quello che state facendo, perché tanto arriva, le occasioni arriveranno. Una identità precisa, abbiamo visto una squadra che propone, una squadra che attacca sempre, poi in ultimo lei ha cercato con tutto quello che aveva a disposizione dal punto di vista offensivo di scardinare la difesa avversaria. Positivi comunque anche i centrocampisti, abbiamo visto Farinelli bravissimo negli inserimenti, bravo anche nel farsi trovare in occasione del rigore e anche in altre occasioni. Sì, no, Farinelli abbiamo optato all'inizio partita a fare giocare a fianco a Roma perché secondo me la prima partita all'esordio lui aveva bisogno di guardare il campo. Giocare di spalle un pochettino può anche subito. Dopo che lui si è ambientato, io subito tra primo e secondo tempo io ho parlato con il mio staff, il mio secondo, ho detto secondo me Farinelli deve essere alzato in questo momento, ha già guadagnato fiducia, sta dimostrando tranquillità, quindi possiamo anche rischiarlo più alto, e abbiamo abbassato Lattarullo perché Lattarullo è un giocatore di sostanza che abbiamo bisogno. Quei giocatori che abbiamo, per come giochiamo noi a centrocampo, c'è bisogno di gente di gamba e di ordine. Ordine Marco Roma, gamba Lattarullo, Vario Farinelli. Poi purtroppo in settimana abbiamo perso con una botta Rossi e Muro, quindi io ribadisco, io non... è difficile parlare male di queste squadre, è difficile trovare un difetto. C'è bisogno di pazienza e equilibrio, è tutto qua. Che c'è anche parlare male del coraggio che ha l'allenatore. Abbiamo visto nel secondo tempo l'ingresso di Sala al posto di un terzino, per loro è cambiata molto avere un esterno come Sala e non uno come Bonetti, senza nulla togliere a Bonetti che comunque è un difensore. No, perché allora la scelta di Bonetti è più che altro, non avendo Rossi, non avendo Muro, la scelta di Bonetti un po' alto, diciamo così, che non era alto, era un po' pochettino più alto, è il fatto che avevo bisogno di una difesa, diciamo così, over oggi, perché poi pensavo che giocassi Vassallo, ma dopo ha giocato l'altro attaccante che aveva le stesse caratteristiche. Avevo bisogno di gente matura per cercare di temporare, perché loro erano molto bravi davanti, sono molto bravi, c'erano due esterni che sono velocissimi, quindi tu hai bisogno di esperienza lì, e Bonetti ha fatto un'ottima partita anche lì. Cioè, immagino un giocatore 2004 che non ha mai fatto l'esterno e si è presentato benissimo, si è comportato benissimo. Cioè, è una squadra con una potenzialità enorme, è normale che vogliamo i risultati che sono abituati a fare di altri anni, arriveranno, perché io sono sicuro che arriveranno, e ripeto, è una squadra che mi ha dimostrato coraggio, mi ha dimostrato spensieratezza, le gambe sono girate meglio oggi, e io sono molto molto sereno, no, perché l'allenatore è un lavoro che è difficile essere sereni e tranquilli, perché pensiamo sempre a due giorni dopo, però mi diverto con loro. Io ogni volta che vengo qua a allenarli mi diverto perché fanno delle cose stupende. Un'ultima domanda, anche l'intercambiabilità, abbiamo visto che lei adatta i giocatori anche in vari ruoli, abbiamo visto il spostamento poi di Cortesi dietro, Lavigna che è davanti alla difesa al posto di Roma. Questi spostamenti naturalmente non creano dei problemi, i giocatori vediamo che li gradiscono quasi, queste sue idee di impiegarli in un posto piuttosto che in un altro. Allora, io credo che un giocatore oggi, su certi giocatori, hanno bisogno di una struttura da partenza, da non capire. Loro sono un po' fissati coi moduli, come ero io quando giocavo a calcio. Però devono capire col tempo, piano piano, che i moduli sono una conseguenza di quello che fai. Però un allenatore inizialmente deve avere una struttura, dove sto, dove parto, dove non parto, e piano piano fargli capire che
io gioco sotto linea palla, gioco sopra linea palla, gioco vicino alla linea di lato di campo, gioco verso più centro di campo. È tutta una questione di imparare quei principi di come muovermi. Se sono in zona centrale di campo devo guardare le due porte per cercare di avere dei vantaggi sull'avversario. E ci stanno arrivando, cioè, ripeto, io vedo ogni giorno l'allenamento loro. Cioè, non, su 2-0 non ho avuto mai un pizzico di pensiero, di paura. Addirittura quando si è formato, ha segnato in momento perfetto, lo 2-1, credevo anche che potevo vincerla. Poi sono contento per Lavigne, che è rientrato dopo un periodo lungo. È un giocatore importante, un giocatore che ci dà ritmo, anche se credo che sopra linea palla è ancora più perfetto.